Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio tutorial, sono Alessandro e cosa ho pensato di costruire nelle ultime due settimane? Pensate un po', avevo un tavolino vecchio di mio figlio dell'IKEA quando era piccolino che ci scriveva, ci disegnava. Cosa ho fatto? Ho ricavato questo. Cosa sarà mai? Allora, innanzitutto gli ho dato una bella mano di vernice marrone perché era completamente bianco. E voilà, un bel tavolo da costruzione per le mosche. Partiamo da qua. Ho inserito una piccola serratura. Ho sganciato i due tasselli in maniera tale che possa scendere giù e lavorare meglio le mosche con più comodità. Dalle quattro gambe del tavolo ho ottenuto dei portabobine con degli stuzzicadenti di quelli grandi, samurai, super samurai. Poi da dei semplicissimi tappi di sughero ho ottenuto delle bobine al quale ho riciclato del filo di montaggio, del filo da cucito di mia moglie. Sarà incazzatissima. Comunque, dopodiché andiamo avanti. Di questi qua ne abbiamo già parlato in un tutorial passato, precedente. Sono dei bobinatori che funzionano veramente benissimo, ottenuti da degli ometti. Da dei corpi delle bic di penne ho ottenuto dei annodatori conici. Questa mi piace un sacco perché con un stuzzicadente, un tappo di sughero levigato bene con un fil di ferro ho ottenuto un dubbing twister. Insomma, ragazzi, con un po' di tempo, un po' di pazienza ho risparmiato anche qui un sacco di soldi e ho ottenuto, secondo me, un discreto banchetto di montaggio per le mosche. Che dire, questo è tutto, vi do appuntamento al nostro prossimo tutorial, spero di avervi dato qualche piccolo spunto, qualche piccola idea e che dire, ciao a tutti, alla prossima!